Ciao a tutti e bentornati su tecnoandroid.it. Questo è il Galaxy Book S, il nuovissimo ultrabook di casa Samsung che mi è piaciuto veramente moltissimo. Un audio estremamente potente, una batteria dalla durata incredibile, assieme a un display bellissimo da vedere e un processore ARM 8CX che surclassa quelli di vecchia generazione. Ma di questo e molto altro parleremo dopo la sigla. Samsung con questo ultrabook si è ancora una volta superata. Ha realizzato un computer veramente bello da vedere, dal design spettacolare. La parte superiore è realizzata in metallo con il logo di Samsung con una finitura a specchio, mentre la parte posteriore è realizzata in plastica, ma una plastica veramente molto resistente e dal feeling ottimo. La parte sinistra presenta un connettore jack audio da 3,5 mm, un collegamento di tipo C 3.1 e la parte destra semplicemente il connettore 3.1 di tipo C per la ricarica rapida. Le scelte stilistiche di Samsung per questo Galaxy Book S lo rendono un dispositivo votato all'estrema mobilità, lo rendono estremamente leggero, meno di un chilo, per uno zaino veramente leggero in viaggio. Questo Galaxy Book S monta un pannello da 13,3 pollici in Full HD che presenta dei colori veramente straordinari, una brillantezza unica e una finitura lucida del display che non disturba troppo né in casa né all'esterno. Ma veniamo a una delle questioni più importanti e che animano il dibattito su questo tipo di dispositivi. Il cuore pulsante che batte e che anima il Galaxy Book S è un processore ARM a 32 bit 8CX di nuova generazione che mi ha veramente stupito e colpito. Infatti è stato sempre all'altezza della situazione e mi ha garantito delle performance e una fluidità di utilizzo veramente incredibili. La tecnologia ARM prevede di far girare i programmi esclusivamente a 32 bit. Quindi, se andiamo a vedere ad esempio la suite di Adobe, che è una delle più utilizzate a livello lavorativo, e potrà far girare esclusivamente programmi come Illustrator, Photoshop, InDesign, ma tutti quegli applicativi relativi al video editing, alla modifica di video e al montaggio non potranno essere installati. Come dicevo, il display di questo dispositivo è veramente incredibile. Magari dal video non si riesce a capire molto bene, ma la finitura, i colori, la brillantezza, il contrasto sono tutti aspetti perfetti, perfetti per la visione di serie TV, di film, di contenuti multimediali, dei giochi supportati in maniera limitata. Però il display è veramente molto bello. Ne approfittiamo anche per vedere quali sono quelle applicazioni che funzionano meglio su questo dispositivo. YouTube funziona veramente molto molto Ciao a bene. tutti, io sono Francesca, oggi sono in casa LG. Questa è una nostra recensione dell'LG Wing appena uscito e anche nella navigazione internet la fluidità fa da padrona, quindi non c'è nessun problema con Internet Explorer e Chrome a 32 bit. Funziona tutto molto molto bene. L'apertura è praticamente istantanea, il wifi funziona perfettamente, ma vediamo anche ad esempio Netflix. Funziona molto bene l'applicazione desktop. Vediamo anche un pezzo del film per assaporare la grafica del display e anche l'audio. Veramente una qualità eccezionale che si nota e che si fa notare da tutte queste applicazioni relative al lato video, ma anche Spotify, ad esempio, una delle applicazioni più utilizzate in campo musicale, che dimostra ancora una volta la qualità dell'audio. Ma
questo era l'audio al 100% Madness dei Muse, e i passi sono molto presenti, molto forti, e nonostante gli altoparlanti siano posizionati sul lato inferiore del dispositivo, garantiscono un volume molto molto alto e una qualità sonora, accompagnata anche dal Dolby Surround di HPG, che vi fornirà un audio veramente eccezionale, anche senza il bisogno di cuffie apposite. Ma funziona molto bene anche tutta la suite di Office, ovviamente integrata e ottimizzata da parte di Microsoft per questo dispositivo, che monta Windows a 32 bit, e lo stesso vale per i giochi. Qui abbiamo Asphalt 9, che gira bene ma non benissimo. I colori sono veramente incredibili, però la fluidità non è di certo la parte più importante di questo dispositivo, che lagga abbastanza a causa di un processore non del tutto adeguato a questo tipo di applicazioni. La tastiera integra un pulsante di accensione e di spegnimento con un lettore di impronte digitali integrato, che non ha mai perso un colpo, mi ha sempre riconosciuto al primo tentativo. La tastiera presenta un design abbastanza spaziato tra i vari tasti, che sfrutta l'intera superficie del computer, lasciando dei bordi veramente minimi e quindi garantendo una dimensione dei tasti adeguata a qualsiasi tipo di mano e di digitazione. Il trackpad di questo Galaxy Book S è veramente molto ben realizzato. Al tocco è piacevole, garantisce un feeling veramente molto fluido con la superficie, non si sporca facilmente, e il click per azionare il doppio click di sinistra o il doppio click di destra è veramente ben realizzato, restituisce un feeling di solidità, mai un impuntamento, mai un problema. E con questo trackpad, per quanto riguarda la tastiera, troviamo il pulsante di accensione e spegnimento con lo sblocco con l'impronta digitale, che funziona anche questa alla perfezione, non ha mai perso un colpo e mi ha riconosciuto sempre al primo colpo. E per quanto riguarda invece la tastiera, troviamo una spaziatura veramente piacevole e la corsa dei tasti è molto morbida e veramente molto sottile. Sono presenti due diversi moduli, uno WiFi dual band. Nella parte posteriore è presente questo piccolo slot che può ospitare una memory card e una nano SIM. Nella mia prova la SIM ha funzionato sempre correttamente, le velocità non erano incredibili, però il modulo 4G Plus installato in questo dispositivo funziona estremamente bene. Questo computer riuscirà a garantirvi una durata della batteria tra le 8 e le 10 ore, senza risparmiarlo in alcun modo. In conclusione, questo Galaxy Book S è tutta una questione di scelte e di compromessi. Due sono le tipologie di utenti che possono puntare a questo tipo di dispositivo con processore ARM. La prima tipologia è quella degli utenti normali che utilizzano il computer a casa per le operazioni più semplici. Se voi siete un utente che guarda video in streaming, utilizza servizi come Spotify, Netflix, Prime Video, che naviga sul web e che utilizza magari il computer per l'università con la suite Office, questo è il computer che fa per voi ed è anche il computer per tutti i giorni, non solo per la mobilità. Se invece siete un lavoratore che ha a che fare con questo tipo di tecnologie, le possibilità sono due. Ovvero avete già a casa una macchina fissa che vi garantisce una potenza e una stabilità di utilizzo con tutti i tipi di programmi con cui svolgere i lavori più pesanti, e questa vi serve esclusivamente per la mobilità, quindi per quando vi spostate. Questo è il computer secondario da abbinare a una macchina di questo tipo. Personalmente ho trovato questo Galaxy Book S
un computer estremamente efficace in mobilità che non mi ha mai lasciato a piedi e che mi ha garantito una potenza e un'efficacia di utilizzo sempre al top. Un saluto a tutti da Filippo e da tecnoandroid.it. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi alcuna novità nel mondo delle notizie tecnologiche e alla prossima recensione. A presto!